Emanuele Filoni, Davide Montebello. vi danno il benvenuto a questa recensione di All Elite Wrestling Dark, episodio del 18 dicembre. Eh sì, signore, vi abbiamo fatto aspettare un pochino, dato le feste di Natale, perché diciamo abbiamo avuto qualche intoppino, no? Parenti vari. Però, Sì. a parte questo, siamo qui, signori, per recensire la puntata, diciamo, finale. Infatti, se voi fate caso al promo di Sean Spears, ovvero nel nostro main event, dice appunto Sean che quella è l'ultima puntata dell'anno della AEW, in quanto, piccolo spoiler, quella di Dynamite è un super, iper, mega recapone di quelli brutti, sporchi e cattivi, Sì, quindi... ma sì, Bah! vabbè, comunque, Tattica un po' un meh. po' strana. Comunque Vabbè. andiamo al primo match della serata perché Brandon Cutler ha affrontato Sammy Guevara. Cioè, io in questo match mi sono sempre chiesto e mi continuerò a chiedere, c'è cioè Brandon Cutler, quindi può battere anche gente come Chris Jericho con, non so, una scorreggia praticamente, dato che tiene testa a Sammy Guevara. Sì, in Cioè, effetti. non capisco... Cioè, Brandon Cutler è, diciamo, conosciuto, almeno ai miei occhi, se posso dire la verità, come una sorta di mezzo jobber. Mezzo. Full jobber, Beh, full job. cioè, io non capisco come faccia un Brandon Cutler, con tutto il rispetto, a tenere testa un Sammy Sì, Guevara specialmente perché... sì, ma o specialmente diciamo perché chi è essere al Sammy suo Guevara? stesso livello. Sammy Cioè, Sammy Guevara è Guevara l'uomo di comunque Chris è Jericho insieme sì, a Jack Hager, praticamente. cioè, voglio Quindi. dire, e quindi infatti ho visto il match e ho detto, ma come cazzarola è possibile? Ma Cioè, attenzione, il se match è bello, però il problema dei match è che i match non possono essere tutti belli nel wrestling. Perché il wrestling racconta una storia. Se No, ma no, ci vuole una è una logica. logica. Cioè, se Sammy Guevara è un membro della stable capitanata dal campione AEW, in questo caso Chris Jericho, è normale che Sammy Guevara già parte con 6 marce in più rispetto a Brandon Cutler, che sinceramente chi cazzarola Ha già perso 3-4 match, anzi forse anche di più, tutti i è? match ha perso, Cioè, insomma, uno vede il veramente. match e dice, cavolo, quindi Brandon Cutler può battere Sammy Guevara? No. Perché, almeno dalla mia visione del wrestling, no, Ma perché neanche della Sammy mia. Guevara deve essere ovviamente più forte, perché sulla carta è più forte. Attenzione, attenzione, aspetta, però, chiediamo una cosa per i fan. Non significa che Brandon Cutler non possa battere, significa quello che stiamo dicendo No, è che per vincere ci vuole uno schieramento di tre, quindi un roll-up lo puoi battere Sammy Guevara, puoi no. battere Chris Jericho, puoi battere tutti, Undertaker, puoi battere tutti, ma non puoi dominare, cioè comunque Brandon Cutler ha lottato benissimo in questo match, Appunto, cioè non è il fatto che appunto. lotta benissimo, è il fatto che tu puoi, c'è cioè, presente i match dove quello domina, alla fine vince l'altro con roll-up, ecco Sì. quello si può fare perché lì c'è un senso logico. Ma non che quello scarso che non ha mai vinto domina o comunque lotta benissimo contro uno che, insomma, che dovrebbe essere molto più forte. Sì. Sì, in effetti. Però, vabbè, dai, comunque almeno la vittoria l'hanno data al nostro amico Sammy, che almeno... Vabbè, oh, Anzi, ci mancherebbe. al tuo amico Sammy, ecco, diciamo così, non Vabbè, sta. dai. Che sì, diciamo, a parte questo, dai, comunque, Vabbè. Dai, buon poi c'è match, sta. anche Sì. se... Bah, vabbè. Poi c'è stata l'intervista a Giorgianella, molto corta, molto conciso Giorgianella, che poi dopo si travestirà... Vabbè, non diciamo da chi. Non facciamo spoiler, dai. Ok, poi andiamo Facciamo al match, spoiler. al secondo match della serata, che ha visto quattro squadre a confronto, ovvero i due ibridi contro Private Party, PNP, cioè Proud and Powerful, e poi Best Eh sì. Friend. Ma diciamo un match che io quando ho visto ci sono 78.000 copie in quel match, ho detto forse vorranno preparare i vincitori di questo match, scusate, andranno contro quelli dell'SI no Assù. no no cioè è un match Ah, di ok. esibizione di coppie, non ho No, trovato, ma cioè, è un match di così alta caratura perché è un match comunque a quattro squadre, a oh, quattro squadre comunque, tu non è che lo vedi tutti i giorni. quattro squadre di cui due erano in lizza, di cui, Sì. aspetta, i Private Party hanno battuto gli Young Bucks, quindi già stava Sì. a parlare di due vecchie. I PNP pure, cioè,
Ok, i best friend sono forse era il tema più fetecchia, perché comunque gli ibridi comunque a regola riescono ancora ad uscirne con la testa più o meno alta. Però mi aspettavo, cavolo, i vincitori andranno contro gli SU appunto nella prima puntata dell'anno? No. Infatti sono rimasto. Sì, in effetti è un po' strana come cosa. O Comunque, poi Davide, magari lo aspetta, hanno annunceranno fatto. nelle prossime ore, sta cosa, se fosse vera. Però, oddio. Sì, comunque hanno fatto una cosa buona, il finale. Perché il Sì. finale, a parte vincitore, proprio come è avvenuta, cioè c'è comunque una rivalità tra PNP e Private Party, ci dovrebbe essere, Sì, quindi secondo da me è quello giusto che il finale. ci hanno fatto capire, sì, perché comunque i PNP vincono questo match e secondo me, la butto lì, potrebbero anche prendersi una shot titolata, perché hanno battuto 4-3 coppie, Sì, battuto però, ok, in effetti, insomma. però hanno vinto, come hai detto giustamente tu, rubando, quindi potrebbero avere ancora diciamo, le mani in pasta con quelli dei Private Party, almeno da come ci hanno fatto più o meno capire, perché è un po' dura, diciamo la verità, capirci qualcosa adesso, Ma il problema quindi. dell'Olite è questo, ragazzi, che fanno? Cioè, iniziano una faida, poi tipo arriva un'altra, un altro tipo Cody c'ha la faida con MJF, Sì, arriva gente. poi arriva gente vicino e Cody c'ha faida con le altre. Ma non solo con Cody, con altri anche. Cioè, non si capisce. Jack Hager con chi c'ha la faida, non si capisce. Cioè, veramente, ragazzi, un minestrone di roba, che il minestrone è buono la magna, ma non nel wrestling. Sì, in effetti, è baffo, È assolutamente. vero, dai. Beh, diciamo che quindi PNP si rubano il match vincendo e forse, ripeto, spero anche per loro si prendono questa shot titolata, si spera ovviamente che magari nelle prossime ore venga annunciata. Però passiamo subito oltre perché vediamo l'annunciatrice che praticamente annuncia un'intervista, diciamo, a Pac. Solo che non è proprio un'intervista, in quanto Pac, dopo 2 secondi che entra nello stage, va a raccogliere quello che ne rimane di Michael Nakazawa, dovrebbe chiamarsi, Sì, Nakazawa, vorrei dire una carciofata, sì. ovvero il signore che sta, il buon uomo che è stato, diciamo, funestizzato settimana scorsa dallo stesso Pac. E che succede? E Lo diciamo trascina che praticamente sul ring. sì, l'ha trascinato sul ring, Pac gli stava per spaccare il collo, praticamente, dato che gli aveva messo la testa in mezzo alla sedia d'acciaio, lanciando quindi un ultimato a Kenny Omega, che non si è Sì, visto. praticamente Pac ha detto: sono stufo marcio di essere, letteralmente, sono stufo marcio di essere anonimo. Di essere Sì, anonimo ai due occhi, Omega, cioè riferito a Omega. E diciamo, ha lanciato questo ultimatum dicendo appunto queste parole, ma io mi aspettavo sinceramente che succeda qualcos'altro, che magari si portasse indietro ancora il corpo infatti. di Magazine. Cioè, se lui è The Bastard, qualche cosa il bastardo la deve fare. Perché vabbè Sì, in così. effetti. Io non so se probabilmente lo farà qualche altra cosa da bastardo, però deve farla. E poi Sì, un'altra deve cosa, farla Davide, un'altra perché. cosa, aspetta, scusami, un'altra cosa. Cioè, perché Omega non può sfidare tranquillamente sto Pac? Cioè, perché vanno avanti con questa storia? Cioè, Sì, sembra che che Pac Pac sia un sia mostro, pare che sia il un che. mostro, un alieno. Sì, cioè. Ok. Cioè, neanche con The Fiend succedono queste Ma altra situazione di cui sarebbe meglio illogica. avere chiarezza, Sì. però. Vabbè, Vabbè, comunque, andiamo al main event, che ha visto Sean Spears accompagnato da Tully Blanchard ok. contro Joey Janela. Eh sì, signori, come vi ho detto prima, appunto, Sean Spears, prima dell'inizio del match, ci annuncia che quella è l'ultima puntata dell'anno, cosa che a noi ha fatto abbastanza storcere il naso, perché potevano anche non farla, sinceramente, però ok, va bene. Praticamente Sean Spears dice, vabbè, Babbo Natale non esiste, classica frase da Grinch che ha un po' rotto il caso, sinceramente. Dato che io ritengo che l'unica cosa che sa fare Sean Spears è una sola cosa, ovvero avere Peyton Royce come moglie. Però, vabbè. Quindi buon marito, dici. Sì.
mi faccia dire cose brutte, grazie. Vabbè. Per favore. E cosa succede? Appena dice che Babbo Natale non esiste, arriva un Joy Natale, potremmo Sì, chiamarlo così. gioia di Natale, sì. Santa Ovvero Zoe Zanella vestita appunto da Babbo Natale che entra nel ring e Claus. quindi... Ah, Joy Klaus? Ah, Sì, vabbè, dai. sei giusto. Ok, c'è ragione. Che praticamente dopo inizia il match, perché poi vabbè, meno male, grazie a Dio inizia il match. Match comunque a regola abbastanza carino, Sì. per essere mezzo Franche, lì Franche e altri due mezzi Ma io Jobber. posso dire una cosa? Per me Joe Janela è Dica. veramente un intrattenitore con la I maiuscola, perché Però non c'ha, innanzitutto non c'ha quella pazzia che c'ha un Dean Ambrose, scusate, John Moxley, scusate, perdon, un John Moxley sì, quella pazzia che non lo sta portando a un K, che però non ha vabbè. una pazzia illogica. Questa è una pazzia, non dico logica ovviamente, che la pazzia non è logica, ma comunque una pazzia che può dare dei frutti importanti, perché innanzitutto non è un illa, perché se pazzo sei illa. E non sei Sì, in neanche effetti. tanto face, diciamo che è un mezzo twin, perché comunque me lo ricordo, Giugiano era un po' qualche furbata la fa. Quindi Sì, sinceramente è beh, proprio per questo è molto curiosa, molto curioso. non è uno stinco di santo, No, ecco. Però no, no. nonostante questo, comunque, il match è molto carino, a parte una roba che io speravo di non aver mai visto. Avrei voluto seriamente buttarmi l'acido negli occhi in quel momento. Appare Gesù Cristo, cioè non sto scherzando, Vero. Gesù Cristo. Vabbè. E io sono rimasto tipo Sì, perché tra il pubblico c'era un fan, no, vabbè, secondo me se era una vabbè cosa c'era premeditata, vabbè. Jovanotti che ha provato a fare il cosplayer di Gesù Cristo, dato che il tizio somiglia comunque a Jovanotti, diciamo la verità. Comunque, a parte gli scherzi, diciamo che questo Gesù Cristo dà la Ha fatto il miracolo, dai. sì, Diciamo così. ma è un miracolo. E ha portato quindi Joy Janela, diciamo, alla vittoria, Sì, ecco. i poteri magici di... Ah no. No, perché è una blasfemia questa. Magici con Gesù Cristo, non si potrebbe dire. Visto che Vabbè, uniamo la regina sì, Magia vabbè, sotto uno ma Dio. dopo Vabbè. sta cringiata di Gesù Cristo Sì. potevano anche No. evitare, No. grazie. Non è finita qui però, dopo la vittoria, dopo questa cosa di Gesù Cioè, Cristo. vediamo che Vai. Joy Janela cosa fa? Sì. Va a prendere delle birre. Vabbè. Io ero rimasto lì, vabbè, oh, brinderà, non so, così a catticane, no? No, porge la birra e c'è una cosa, anzi, la seconda cosa che io avrei evitato, dato che tu ti proponi come alternativa alla WWE, ovvero Sean Spears accetta, diciamo, il calumet della pace rappresentato dalla birra e Janela lo stannerizza con la classica standard di Stone Cold usando le stesse movenze di Stone Cold, solo Sì. Sì, che Janela c'ha i capelli, quindi è un po' un diverso, po' diverso. Però e fa le stesse cose che ha fatto Stone, che fa Stone Cold quando va sul paletto, ovvero sbatte le birre e le beve. Puntata che si chiude sì. così, Però molto. sì, il pubblico, il commento, il tavolo di commento, c'è qualcuno, non so chi era, se era il tizio Excalibur o quell'altro, che ha detto "Stu!" e poi si è fermato. Io però no, una cosa non capisco. Se parlate della WB, perché fate le cose della... Come sputare nel piatto dove uno ha mangiato e poi rimangiarci? Sì, cioè, Provatelo a questa posso casa, dire, questa è nuova una cosa di... ricetta. Ma no, ma che schifo... Ma porca... Vabbè. Ma che schifo... Però, no, in diretta, Vabbè, dai. Come tagliamo fa tutto, non so. Lolita? Sputa e poi ci rimani. Cioè, in effetti è una cosa, posso dire... Ok, la cosa di Gesù Cristo, vabbè, ci può stare, però questa è Ovvio. stata veramente una cosa di cattivo gusto che da una federazione dice, noi siamo l'alternativa, sì. Io credo che questa sia l'esatta incarnazione, questo episodio è l'esatta incarnazione di una federazione illogica. Non brutta, attenzione, non stiamo parlando di No, cosa no, brutta, no, no, perché perché ci dal siamo punto di divertiti vista alla fine. lottato comunque, cioè dal punto di vista lottato Sì. non c'è niente da dire, e dal punto di vista organizzativo che dici sì, ok, Ma è illogico. però questa cosa non ha senso, perché quello
è in rivalità con quell'altro, ma che poi quell'altro va in rivalità con un altro ancora. Sì, e poi ancora si continua a affronti alla WB che non... WB se ne sbatte perché giustamente dice, ma che volete da noi, sinceramente? Vabbè. Vabbè, dai. Vabbè, comunque Chiudiamo si qua con un conclude qui, voto. diciamo, l'ultima puntata di Dark, che io mi sentirei di dare comunque 6 e mezzo, perché Sì, dai, una puntata concordo. comunque discretamente buona, a parte illogica come al solito, però. 6,5, dai, 6,5 per la bontà delle azioni sul ring, diciamo così. Ma sì, Quindi, dai. dal vostro Emanuele Filoni, Dai, di Montebello. l'appuntamento è alla prossima. Buon anno a tutti, ciao!